Benvenuti a questa nuova edizione di Senior News. Vediamo i titoli. Il vaccino AstraZeneca è efficace e sicuro. Ulteriori conferme dalla sperimentazione americana. Istituto Superiore di Sanità al Via Due Studi per monitorare immunità post vaccinazione. Ipercolesterolemia: come sensibilizzare i pazienti sull'importanza di abbassare i livelli di colesterolo LDL. Grey Panthers: oggi torniamo in cucina per parlare di un ingrediente insolito: le taccole. Il vaccino messo a punto da AstraZeneca e dall'Università di Oxford è sia sicuro sia efficace contro il coronavirus e non ha causato gravi effetti collaterali, è quanto emerge dagli ultimi dati analizzati negli Stati Uniti che hanno esaminato l'efficacia e la sicurezza del vaccino su oltre 32.000 volontari reclutati negli Stati Uniti, in Cile e in Peru. Dallo studio è emerso che il vaccino è efficace al 79% nel fermare i sintomi del Covid e al 100% nell'evitare gravi complicanze dell'infezione. Non sono inoltre stati segnalati di sicurezza per quanto riguarda i coaguli di sangue. Monitorare la risposta immunitaria post vaccinazione covid nella popolazione, questo è l'obiettivo di due studi dell'Istituto Superiore di Sanità. Il primo è dedicato agli anziani residenti nell'RSA, valuterà efficacia, sicurezza e durata delle vaccinazioni sugli anziani più fragili. Sono già stati coinvolti oltre 300 anziani in 26 strutture per registrare la sua efficacia, monitorando i nuovi casi di covid, gli accessi in pronto soccorso, i ricoveri in ospedale e la mortalità nei 12 mesi successivi alla vaccinazione. Il secondo studio invece è rivolto a una popolazione più ampia composta da circa 2000 persone vaccinate con diverse tipologie di vaccino. Una scarsa aderenza alla terapia per le dislipidemie aumenta il rischio di infarto e ictus soprattutto in presenza di altre malattie. Fondamentale l'alleanza medico-paziente. Ma a quanto la classe medica riesce a sensibilizzare i pazienti sull'importanza di abbassare i livelli di colesterolo LDL? Lo facciamo nella nostra quotidianità in maniera insistente, con tutti i mezzi a nostra disposizione, con le parole eh, essenzialmente, ma non riusciamo eh, sempre a raggiungere l'obiettivo fino in fondo e la dimostrazione è che il target è raggiunto solamente né, nel 20% dei casi. Ehm, io credo molto nel, nell'aderenza terapeutica, eh, ovvero la mancata aderenza terapeutica, che è quel problema. Eh, per cui il paziente non assume i farmaci che noi medici prescriviamo, e ciò per varie ragioni, potremmo parlarne giorni e giorni. Eh, noi medici dobbiamo eh, probabilmente anche. Eh, sempre garantendo i nostri obiettivi, eh, facilitare il compito dei pazienti alleggerendo, per esempio, con il, alleggerendoli con il numero di pillole giornalmente. Ed oggi, come molte malattie ad oggi eh, sappiamo, abbiamo a disposizione per molte malattie, quindi anche l'ipercolesterolemia, eh, la possibilità di utilizzare associazioni precostituite. E per il nostro appuntamento con Grey Panther, questa settimana torniamo in cucina per parlare di un ingrediente insolito: le taccole. Qualcuno li conoscerà come, eh, con un altro nome, come Piselli Mangia Tutto, qualcun altro forse li conosce come Piselli della Neve. Eh, si chiamano piselli mangia tutto ma il nome esatto è taccole eh, proprio perché non vanno eh, sgranati ma vengono lessati normalmente non più di 15 minuti perché altrimenti perdono i loro molti poteri eh, nutritivi e eh, possono essere impiegati in varie ricette come sempre trovate l'articolo su greypanthers.it e dove troverete anche la ricetta per un primo piatto sostanzioso dove c'è cioè, oltre alle taccole anche la presenza del pesce o più semplicemente per un'insalata di taccole, mozzarella, e cipollotto fresco di stagione. Quali sono le proprietà di questi legumi? Eh, intanto sono ricchi di fibre, anche perché se ne mangia il baccello e eh, poi sono ricchi di ferro, per cui mangiati con costanza possono contribuire a togliere stanchezza e a mm, combattere l'anemia. Sono, dicevamo, ricche di fibre, ma sono anche ricche di minerali, eh, di carboidrati e di proteine, cioè la vitamina K, la vitamina A, la vitamina del gruppo B e sono poco caloriche, soltanto 41 kcal per 100 grammi di legume crudo. Eh, riducono anche l'assorbimento di zuccheri e grassi e quindi sono perfette anche nella dieta eh, dei diabetici. Um, a questo punto credo di aver detto tutto, non resta che passare in cucina a provarvi. Signor News termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento come sempre a domani.